E benessere, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle ufficialità di mercato. Quest'oggi tantissime ufficialità di cui parlare. Tra l'altro non usciva da qualche giorno questa serie qui, adesso riprendiamo perché ci sono tantissime notizie ufficiali di cui parlare. Ormai il mercato in realtà è quasi giunto al termine perché manca meno di una settimana, però comunque sempre tantissime notizie di cui andare a parlare. Partiamo subito perché si parla di Rapid Vienna, c'è infatti il ritorno di Demir lascia ufficialmente il Barcellona, termina il prestito, ufficialità anche relativa alla registrazione di Ferran Torres perché essendo Demir un giocatore che ha trovato poco spazio in quel di Barcellona si è voluto anche mandarlo via per risparmiare su uno stipendio, torna così a Rapid Vienna col quale rinnova il contratto. 3 anni di contratto per lui fino al 2024 e quindi rimarrà in Austria per le prossime stagioni. Nuovo molto importante, un giocatore di ottima prospettiva, un'ala classe 2003, giocatore che comunque su cui aveva puntato il Barcellona e adesso tornato a Rapid Vienna può dare una mano importante per il proseguo della stagione quest'anno, ma anche poi in futuro. Chissà che non possa però poi cambiare casacca già in estate. Io penso che qualcuno ci punterà in estate, è un giocatore comunque di ottime qualità, quindi attenzione che magari resterà per i prossimi mesi in Austria, però l'anno prossimo penso se ne andrà via. Detto questo, colpo invece in Belgio perché ufficiale Ouaghé riparte dal Serein, difensore classe 91 che firma un contratto semestrale con la squadra belga che milita in Jupiler League, quindi in massima divisione belga, giocatore ex Udinese che attualmente si ritrova tra le altre cose penultimo in classifica, quindi sta lottando per la salvezza, sta facendo molta fatica quest'anno, mi sembra sia anche neopromosso tra l'altro, quindi non era così scontato riuscire a ottenere il primo anno la salvezza, in un modo o nell'altro comunque ci proverà. Ouaghé è un rinforzo importante per la difesa, giocatore ex Nantes con il quale ha risolto il contratto da poco e quindi sicuramente per il reparto difensivo è un rinforzo di esperienza importante per una squadra che comunque come il Serang lotta per la salvezza. Sicuramente colpo interessante e che potrà dare una mano, ripeto, proprio in ottica salvezza. Detto questo, per quanto riguarda invece altre notizie, ci spostiamo un'altra notizia, ci spostiamo invece in Brasile perché il Flamengo riscatta ufficialmente Thiago Maia, centrocampista classe 97 che viene riscattato ufficialmente dal Lille per circa 4 milioni di euro. Firma un contratto quinquennale con il Flamengo, quindi a lungo termine rimarrà in Brasile. Giocatore che ha avuto questa piccola parentesi al Lille, che però non ci ha puntato evidentemente, l'ha voluto cedere gli ultimi 6 mesi in prestito al Flamengo, dove ha fatto abbastanza bene. E che quindi questi 6 mesi hanno portato la società brasiliana a volerci puntare per i prossimi anni, a cifre anche relativamente basse perché 4 milioni non sono tanti, è un giocatore ancora relativamente giovane che può dare una mano importante vista la prossima stagione che sta per partire al Flamengo. Detto questo, di altre notizie, ufficiale un colpo di grande esperienza per il Khimki, squadra che milita nella Russian Premier League, quindi campionato russo, è ufficiale l'approdo di Zirkov, stiamo parlando di un terzino classe 1983, giocatore di grandissima esperienza che firma per i prossimi 6 mesi. Colpo importante per un Khimki che lotta per la salvezza in un campionato comunque complicato come quello russo e sicuramente l'arrivo di Zirkov per il reparto terzini è un colpo importante soprattutto per aumentare il livello qualitativo, ma di esperienza anche per i giovani presenti in rosa, per un Kim che ripeto che poi lotta per la salvezza, quindi colpo importante, giocatore tra l'altro ex CSKA Mosca, ex Chelsea, grande esperienza che può essere quindi così, può essere importante al servizio della squadra. Certo, l'unica incognita che non è da poco è il fatto che da diversi mesi viene da diversi mesi di inattività, per cui soprattutto a quell'età, praticamente 39enne, non sarà facile riuscire ad entrare in condizione, però chissà che non possa dare una mano lo stesso con la sua esperienza anche solo nello spogliatoio. Detto questo, colpo in realtà ritornando un po' in Italia da parte dell'Ascoli. Anzi, in realtà ritornando no, perché oggi non ci siamo mai venuti in Italia,
ovviamente sempre parlando di ufficialità, ma parliamo di Serie B allora, perché l'Ascoli ufficializza Falasco, terzino classe 93 che arriva a titolo definitivo dal Pordenone, firma un contratto biennale con opzione per il terzo, quindi contratto fino al 2023 con opzione fino al 2024 per lui con l'Ascoli. Ovviamente poi questa opzione può essere esercitata o meno. Terzino comunque che va a rafforzare il rispettivo reparto dell'Ascoli, un Ascoli che sicuramente aveva bisogno di un rinforzo lì, uno dei ruoli carenti nella formazione di Sottil, un giocatore comunque che non ha convinto particolarmente quest'anno perché Pordenone un po' come tutti ha fatto male, però ha qualità che per la Serie B sono importanti, soprattutto inserito in una squadra comunque costruita bene come l'Ascoli, con un attore di livello come Sottil può fare assolutamente bene, un giocatore anche ex Perugia che ha esperienze importanti alle spalle in Serie B e per i prossimi anni può essere un valore aggiunto importante per la fascia. Vedremo se fin dall'inizio riuscirà ad imporsi, a giocare da titolare, credo di sì, comunque le qualità ce le ha, quindi vediamo un po' se riuscirà a riscattarsi anche dopo una prima parte di stagione al Pordenone assolutamente negativa. Detto questo, parlando invece di altre notizie, è ufficiale una rescissione in casa Leicester perché Benkovic rescinde ufficialmente il contratto, difensore classe 97 che lascia così le Foxes, giocatore che penso ne parleremo in un altro video, comunque ormai è approvato all'Udinese, è praticamente ufficiale, ma al di là di questo addio importante per un Leicester che comunque perde un giocatore che negli ultimi anni ha giocato comunque abbastanza, non con grandissima continuità, anche perché davanti a giocatori importanti come anche Soyuncu, l'espertissimo Evans, Fofana, anche che è un giocatore di buona prospettiva, non è che ha avuto la strada spianata per poter essere titolare, però il suo spazio si è ritagliato negli ultimi tempi, la sua avventura ormai però arrivato a capolinea con il Leicester e quindi il contratto viene rescisso e può accasarsi da qualsiasi altra parte, ripeto, ormai praticamente fatta l'Udinese, a zero, solamente l'Udinese dovrà pagargli lo stipendio, ma addio comunque importante per un Leicester che vedremo se andrà a rimpiazzarlo in qualche modo sul mercato. Detto questo però c'è da parlare anche di due cessioni da parte della Roma, perché due giocatori, entrambi tra l'altro di nazionalità spagnola, si accasano al Getafe in Liga Spagnole. Stiamo parlando di Borja Mayoral e Villar, entrambe comunque cessioni su cui sono d'accordo perché sono due giocatori interessanti, non giovanissimi ma ancora relativamente giovani, perché Borja Mayoral è un attaccante classe 97 mentre Villar è un centrocampista classe 98, quindi sono due giocatori ancora giovani su cui secondo me la Roma può investire o comunque su cui la Roma può contare per il futuro, per cui giusto farli giocare, con Mourinho hanno fatto entrambi poco spazio, entrambi hanno giocato molto l'anno scorso con Fonseca, quest'anno invece hanno trovato poco spazio e quindi giusto farli giocare. Villar può dare una mano importante al centrocampo del Getafe che lotta comunque per non retrocedere quest'anno dopo un inizio di stagione un po' complicato, si sta riprendendo, è ancora nelle parti basse della classifica, però ha le potenzialità anche per calciatori presenti rosa per centrare la salvezza e sicuramente con l'Iniesta di Borja Mayoral e Villar che sono due giocatori importanti può assolutamente far bene. Villar ha buone qualità tecniche, anche bravo nel palleggio, ormai lo si conosce, comunque lo conosciamo molto bene e sicuramente può essere un esto importante per il centrocampo del Getafe, ma anche lo stesso Borja Mayoral ha già segnato tra l'altro nel debutto con il Getafe, mi sembra contro il Granada, comunque un gol lo ha già siglato e quindi sicuramente in Liga può fare bene perché è un giocatore su cui secondo me bisogna credere, perché ha buone potenzialità, ha sempre dimostrato di poter essere importante e se in Spagna trova continuità di prestazioni proprio a livello anche di presenze può fare molto bene secondo me e tornare a Roma come giocatore poi importante l'anno prossimo. Formula del prestito secco senza dito di riscatto o cose di questo tipo, comunque entrambi poi torneranno alla base a giugno, poi non è che non possono più tornare al Getafe, però si dovrà parlare in un secondo momento di questo. Detto questo, attenzione perché il Salisburgo ufficializza un colpo in prospettiva molto interessante, infatti ufficiale l'approdo di Diakité alla
formazione austriaca, centrocampista classe 2003, che firma fino al 2026, quindi un quinquennale con il Salisburgo. Arriva dall'ASEC Misosas, quindi squadra comunque del campionato greco, credo. Giovane comunque, tra le altre cose, di nazionalità ivoriana, ottima prospettiva per lui, sicuramente valutato anche molto nel dettaglio, perché sappiamo il lavoro che fanno gli scout del Salisburgo, che vanno poi a trovare giocatori importanti. Salisburgo ha lanciato tantissimi giovani di livello importantissimo nell'ultimo periodo, pensiamo a Daka, Haaland, Bososlai, cioè veramente potremmo fare una lista infinita di giocatori che ha lanciato Salisburgo. E quindi attenzione, perché Diakité può essere sicuramente importante, anche perché è un 2003, ha ottime prospettive. Tra l'altro c'è anche Sesko, che a me piace tantissimo, che è un anche lui un 2003 di grandissime prospettive, quindi è una squadra comunque da tenere sott'occhio. E fino alla fine della stagione rimarrà in prestito all'Liefering. Liefering è una squadra satellite del Salisburgo, si trova in Serie B austriaca, se non mi ricordo male, e Liefering che quindi avrà a disposizione di Diakité per i prossimi 6 mesi. Con la formula del prestito lo acquisisce dal Salisburgo e avrà quindi diritto alle sue prestazioni, diciamo così. Attenzione a questa operazione in prospettiva, perché sappiamo, ripeto, che Salisburgo sa individuare molto bene i giovani. Detto questo, parlando di giovani, rinnova in casa Monaco, perché ufficiale Matasso rinnova con la formazione adesso di Clément, che è arrivato da poco al posto di Kovac, centrocampista classe 2002 che firma un quinquennale con il Monaco fino al 2026, rinnovo quindi a lungo termine per lui, giocatore di buone prospettive, che è ormai da diversi anni al Monaco, ha fatto molte presenze nel giovanili e chissà che non possa risultare importante, soprattutto nei prossimi anni, anche in prima squadra. Quindi rinnovo importante per il Monaco, che blinda quindi un giocatore, un gioiello, comunque un giocatore della primavera. Detto questo, andando avanti, parliamo un po' anche di un'altra notizia ufficiale, perché Simic rescinde il contratto con lo Zagłębie Lubin, difensore classe 96, che ha avuto un passato anche abbastanza importante in Italia, avendo giocato con l'Empoli, avendo giocato, non è un giocatore ex Milan e ex Crotone, ma è un altro, ha giocato alla Spal, all'Empoli e anche alla Sampdoria, difensore che lascia così la squadra polacca, lo Zagłębie Lubin, dopo una parentesi durata circa comunque un anno e mezzo, e ha in realtà ha fatto anche abbastanza bene, perché in 26 presenze ha fatto ben 6 gol, che per un difensore sono tantissimi, ma comunque nonostante questo non proseguirà il rapporto con lo Zagłębie Lubin, bensì è arrivato alla rescissione contrattuale, è un difensore ancora relativamente giovane e vedremo se potrà trovare qualche altra squadra interessata, magari in Polonia o da qualche altra parte, in qualche altra nazione. Per il resto, sempre parlando di notizie legate ai giovani, ci spostiamo in Italia, perché è ufficiale, De Zogus firma il primo contratto professionistico con il Cagliari, ala classe 2002 che firma un quinquennale con il Cagliari fino al 2026, giocatore che sta facendo molto bene in primavera e quindi il Cagliari lo vuole blindare anche per dargli a lui un segnale importante, un segnale che ovviamente ci punta e che può risultare importante per il futuro. Quindi primo contratto professionistico importante, vediamo se tra l'altro riuscirà a trovare spazio anche in prima squadra, magari Mazzari ci vorrà puntare visto che sta facendo bene, e vediamo un po'. Detto questo, altre notizie, colpo molto importante segnato da Marsiglia, perché va a rimpolpare quello che è il reparto offensivo, colpo funzionale, anche perché Benedetto è andato via, giocatore che non ha mai convinto, nonostante comunque abbia fatto molto bene in Argentina, in Europa non ha fatto molto bene né al Marsiglia né neanche all'Elche, nelle esperienze che ha avuto in Europa Benedetto non ha praticamente mai convinto, così è ritornato in Argentina e un Marsiglia che ha la necessità di andare a rafforzare il reparto offensivo anche a livello numerico, e ufficializza l'arrivo di Bakambu, attaccante classe 91 che firma un triennale con il Marsiglia, arriva da svincolato visto che è rescisso con il Beijing Guan, mi sembra, squadra comunque cinese, torna così in Europa dopo aver fatto questa esperienza in Cina e
torna comunque anche abbastanza bene, perché già nelle prime uscite ha siglato diversi gol con la maglia del Marsiglia, quindi giocatore comunque che ai tempi fece molto bene con il Villarreal, si è voluto comunque spostare in Cina per fare una nuova esperienza, evidentemente per raccattare qualche soldino in più. Adesso torna in Europa, ha la veneranda età di 30 anni, anzi in realtà sono ormai 31 anni. E al di là di questo, sicuramente può dare una mano importante, dare un'alternativa a Milik lì davanti, ma sta facendo comunque, ripeto, già bene nelle prime giornate. E può quindi risultare utile anche in futuro per un Marsiglia che in realtà mi sembra adesso sia ancora in Conference League, deve fare i playoff di Conference League, quindi gli spareggi di Conference. Quindi può essere utile anche, visto il suo passato in Europa, dove comunque anche nelle competizioni europee è stato importante negli ultimi anni con la maglia del Villarreal, quindi può dare una mano importante, come vi dicevo prima, al Marsiglia di San Paoli. Detto questo, altre notizie, andiamo un po' in chiusura, perché è ufficiale l'approdo di Emond, anzi il ritorno di Emond allo Standard Liegi, attaccante classe 91, che torna in Belgio firmando con il Liegi un contratto triennale, e ritorna per una cifra pari circa a 200.000 euro. Dopo aver fatto un'esperienza che ormai è durata circa un anno e mezzo in quella di Nantes, con il Nantes in Ligue 1, non ha particolarmente convinto, ritorna così in Belgio, allo Standard Liegi, dove ha giocato per tantissimi anni in passato, e sicuramente va a rafforzare non poco quello che è il reparto offensivo di uno Standard che ha l'obiettivo di approdare in Europa tramite playoff. Comunque diciamo che in Belgio il campionato poi non è come in Serie A, dove tu arrivi in Europa punto e basta, ma c'è anche un post season, quindi è un po' diverso, però con l'obiettivo sicuramente quello di approdare in Europa. E Emond in Belgio ha sempre fatto bene, quindi sicuramente un rinforzo importante, anche a cifre anche abbastanza abbordabili, perché 200.000 euro non sono neanche troppi. Detto questo, per quanto riguarda il resto, rinnovo in casa Hoffenheim, quindi ci spostiamo in Germania, perché Vogt, difensore classe 91, firma fino al 2025 con l'Hoffenheim. Rinnovo molto importante per un difensore che negli ultimi anni è fondamentale, è un pilastro della difesa della squadra tedesca, giocatore che ha sempre fatto comunque discretamente bene. Tra l'altro, nonostante comunque sia ormai da 6 anni all'Hoffenheim, non ha mai fatto gol, tra le altre cose. Ci può anche stare, essendo un difensore centrale, anche se magari un golletto così ogni 6 anni magari lo si può anche fare, però non ha ancora avuto il piacere di segnare. Giocatore di grande esperienza che rimarrà all'Hoffenheim ed è sicuramente una conferma importante per i prossimi anni. Detto questo, parlando invece di Frosinone, quindi ci spostiamo in Serie B, è ufficiale l'approdo di Calai, uno dei primi rinforzi di mercato per la formazione di Mister Grosso, difensore classe 2000 che va a rafforzare non poco il reparto difensivo, firma per i prossimi 5 anni a cifre anche abbastanza importanti, perché la cifra di acquisto che ho potuto comunque constatare è di circa 200.000 euro, che potrete dire sono pochi, però per averlo preso dalla Cararese, che è in Serie C, sono tanti in realtà, 200.000 euro, non sono spicciolini, ecco. E sempre ovviamente facendo riferimento alle categorie in cui siamo. Devo dire che è un rinforzo molto intrigante, perché Calai alla Cararese ha fatto molto bene fino a questo momento, ha dimostrato di essere un difensore importante, anche se ha avuto alcuni passaggi a vuoto, però ha delle caratteristiche che sicuramente saranno utili a Mister Grosso. Vedremo se fin da subito riuscirà a trovare spazio in Serie B, però diciamo che il Frosinone ha fatto questo colpo per tutelarsi dall'addio di imminente ormai di Gatti. Gatti che sta facendo benissimo, che piace a Napoli, Juventus, piace al Torino, a squadre comunque di alta fascia in Serie A. Vedremo se lascerà già in inverno. Onestamente non credo, penso che rimarrà ancora al Frosinone per quest'ultima parte di campionato, per poi in estate lasciare sicuramente al 100% il Frosinone. E così con Calai il Frosinone si tutela, e sempre con un giocatore comunque di prospettiva e under va a poi rimpiazzare quello che sarà l'imminente addio nei prossimi mesi di Gatti, giocatore assolutamente interessante,
che può dare una mano importante ma in realtà anche fino adesso comunque alla formazione di Mister Grosso. Per il resto di altre notizie, ultima notizia e poi chiudiamo il video, perché è ufficiale, Baluli, il buon Baluli va in Lituania al Kauno Žalgiris. Molto molto interessante questa operazione qui, perché il trequartista classe 2000 ex Cosenza firma un quarto semestrale con il Kauno Žalgiris, anzi in realtà firma un quarto annuale, perché in Lituania pure c'è il campionato comunque a livello temporale diverso rispetto al nostro, quindi comunque contratto annuale con il Kauno Žalgiris, squadra comunque che anche quest'anno mi sembra abbia fatto gli spareggi, i primi turni preliminari di Conference League, comunque una squadra che gioca e lotta per le prime posizioni di classifica nel campionato lituano. Sicuramente può dare una mano importante, ha delle ottime qualità. Per me Lituania può fare molto bene, perché il campionato non è tecnicamente, diciamo, di spicco. Un giocatore che a Cosenza, nonostante comunque gli alti e bassi, ha fatto vedere che ha delle buone qualità. Tecnicamente parlando, Baluli è forte, ha una buona visione di gioco, ha delle ottime qualità. E sicuramente deve un po' migliorare la costanza, però questa esperienza magari gli può servire per poi ritornare in Italia e farlo comunque eventualmente nei prossimi anni. Vi ricordo che comunque non è più della Samp, perché l'anno scorso arrivò dalla Samp, però ha rescisso il contatto con la Samp in realtà da poco, ne abbiamo anche parlato sul canale. Quindi è del Kauno Žalgiris, è di proprietà del Kauno Žalgiris Baluli in questo momento, però chissà che non possa ritornare in Italia, ripeto, visto che è un giocatore che secondo me può dare ancora tanto, è ancora un 2000, quindi può risultare utile nei prossimi anni. E onestamente è un giocatore che a me non ha mai dispiaciuto, non è mai dispiaciuto, e chissà che non possa, ripeto, ritrovarsi in Lituania, trovare fiducia, cosa che gli è mancata forse nell'ultimo periodo, e magari poi ritornare nel nostro paese ancora più forte di prima. Ma a questo punto mi fermo. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!